La mia squadra, la mia città, Messina. Spazio giallo-rosso! Tra poco, Spazio giallo-rosso. Interviste, commenti ed opinioni sulla partita Matera-Messina. Non ho bisogno più di niente. Toma el sentido y siente lo que llevo dentro. La mia squadra, la mia città, Messina. Io non ti lascerò, sempre con te sarò. Messina, facci un gol. Sento il codice, la la la. Comunque vada, sarà uno spettacolo, ma se andrà bene si festeggerà. Un sospiro, gli occhi chiusi e sono già là. Tra i tamburi e i colori della città. E per quanto siamo lontani, tutti siamo nati qua. Domenica 25 gennaio alle 15:45 con un 4-1. Il Messina vince il derby dello Stretto. Grande festa per quanto riguarda il dopogara, ma tutta la settimana, e francamente mi sono divertito anche ascoltare i media reggini. Ovviamente hanno avuto anche da ridire sulla tifoseria messinese, sui giornalisti e sulla loro squadra. Intanto ciao. Ciao. Ma siamo qui per parlare di Matera Messina con diversi contributi: Bortoli, Cane, Benvenga, Mancini e Damonte. Per quanto riguarda il Matera, parlerà l'attaccante Giuseppe Madonia e sempre dalla città lucana, in collegamento telefonico, Antonio Matusci, telecronista di Lega Pro Channel su SportTube, e poi i collegamenti con Salvatore Pernice e Fabrizio Bertè. Passiamo subito a sentire le voci peloritane, iniziando con Benvenga. Spazio giallo rosso! L'intervista. La prima domanda: che Matera si aspetta? Una buona squadra, sinceramente. Non dico di aver paura del Matera, però ho paura di noi stessi, sinceramente. Dopo aver vinto il derby 4-1, così può succedere anche di adagiarsi un attimo, no? Però mi aspetto Matera bello tosto. Dobbiamo cercare di portare più punti possibili a casa. Che cosa manca per far ricredere gli scettici su di lui? Cosa manca per vedere il vero Alex Benvenga? Devo dare continuità. La continuità, ma mi è mancata questa, perché magari ho fatto delle partite buone e poi ho fatto anche delle partite mediocri, diciamo. Quindi la continuità. Devo dare continuità alle mie prestazioni. Se i 5 gol a 0 del Matera all'andata al San Filippo fanno ancora male. È andata così, dai. I 5 gol dell'andata fanno ancora male perché c'eri, insomma, per chi c'era e ha vissuto quella partita, un motivo in più domenica. Sono cose che ti porti per tutta la vita dentro. Cioè, prendere 5 gol in un tempo penso che sia una cosa bella, una cosa bruttissima. Sì, te ne vieni dentro. Entreremo in campo con la rabbia di quel primo tempo, perché ce l'abbiamo ancora dentro, una ferita aperta, e non si rimargina facilmente. Non si può dire che è stato il calciomercato il cambiamento del Messina, visto che contro la Regina c'erano ben 10 undicesimi, solo il nuovo Ciciretti. La testa, abbiamo la testa.
so che altro dire, sinceramente. Cambiamenti non ho visti tanti, però la testa, una testa diversa, un'unione diversa. E abbiamo sentito così Alex Benvenga. Tra un paio di minuti ci collegheremo anche con Salvatore Pernice. Devo fare tutto in diretta, cornetta, tutto. Ma tu, Doriana, tu stai qui a guardare. Va bene, allora facciamo così, un'altra intervista. Come vi abbiamo detto, in settimana è stato intervistato anche Loris Damonte. Lo sentiamo brevemente nel resoconto di RMS Sport insieme a Dino Prinzivalli, Fabrizio Bertè e Paolo De Grazia. Adesso Loris sicuramente non vi aspetta un periodo semplice, calendario alla mano, partite veramente impegnative, perché comunque da Matera, Casertana, ci sarà in mezzo la Paganese, ma poi Juve, Stabia e Lecce, partite molto difficili. Ma noi senz'altro, sicuramente vedendo anche la classifica, dovremo battagliare fino all'ultima giornata, perché credo che a partire dal Catanzaro e dal Barletta a venire in giù sia tutto un campionato molto difficile, molto equilibrato, perché ci sono le quattro dietro che sono un po' staccate, poi per la quinta, che è la quint'ultima che farà i play-out, c'è molta bagarre, quindi senz'altro dovremo cercare, continuare a battagliare, cercare di fare più punti possibili nelle partite quegli scontri diretti, e cercare di far punti anche nelle partite contro le squadre di vertice, e cercare di arrivare in fondo, che non abbiamo rimpianti, che abbiamo fatto più punti possibili. Tra l'altro ci dobbiamo anche ricordare, rifare delle 5 reti subite dal Matera e dalla Casertana, Loris. No, quello senz'altro, all'andata furono due partite particolari. È chiaro che, diciamo, che al di là della classifica, al di là della partita in sé, questi sono stimoli ulteriori, perché senz'altro all'andata non furono due partite molto piacevoli, diciamola così. Spazio giallo rosso, l'intervista. Abbiamo sentito anche Bortoli nella sala stampa del Celeste. Cosa si prova aver fatto gol e assist nel derby dello Stretto? Ma è una grande emozione, ero molto emozionato, no? Sono stato contento di giocare dall'inizio del derby, perché comunque è una partita speciale, no? Qui soprattutto per come è sentita. Poi fare il gol sotto con quel pubblico, con quella cornice di pubblico lì, è stato davvero, davvero ero felice, insomma. Poi c'era giù anche qui la mia famiglia, quindi ero felice il doppio ancora, no? Poi di aver fatto anche l'assist e comunque, nonostante il gol, di aver vinto, no? Di aver vinto così con un risultato netto, era una bella domenica, no? Fossero tutte così sarebbe un sogno. Ricordiamo il risultato dell'andata, 0-5. Beh, non bisogna ripetere sicuramente quella prestazione. Assolutamente sì. Però penso che questo risultato, insomma, ci dia fiducia e ne avevamo bisogno, insomma, no? Come squadra, come gruppo, come classifica. Ora sappiamo che abbiamo fatto una gran bella partita, i tifosi e noi prima di tutti siamo contenti, però sappiamo che ora da qui alla fine è dura, no? Perché poi soprattutto il giorno di ritorno è un campionato diverso, dove tutti si rinforzano e dove tutti lottano per salvarsi, per salire, per restare nella categoria, e quindi dobbiamo andare avanti e affrontare ogni partita come quella di domenica. Penso che se affrontiamo ogni partita come il derby di domenica, possiamo toglierci delle grandi soddisfazioni, insomma. Forse non dobbiamo commettere l'errore di non dico di montarci la testa, però ripeto, abbiamo fatto una gran partita domenica, abbiamo fatto una gran vittoria, siamo contenti, però affrontiamo il Matera, che è una squadra, secondo me, io ho visto una delle più forti, insomma, mi ha impressionato di più all'andata. Quindi non dobbiamo andare lì pensando di aver già il risultato, assolutamente, quindi dobbiamo lavorare e cercare appunto di andare in campo convinti, e penso che faremo bene, insomma. Matera, Paganese, Casertana, tutte quelle che verranno poi, insomma. Abbiamo sentito anche in settimana Marco Cane. Dagli errori si impara, no? Quindi non bisogna ripetere gli errori che si è fatto in passato. Bisogna farne di nuovi, perché se uno non fa degli errori continua sempre sulla stessa linea. Però dagli errori si impara, quindi noi dobbiamo appunto cercare di non ripetere gli errori che abbiamo fatto in passato, ma di dare una svolta e di dare un senso a questa vittoria.
All'andata la vittoria a Reggio Calabria ha dato totalmente vivacità, carica ed entusiasmo, e poi ci sono state le due batoste casalinghe con Matera. Nel mezzo mettiamo anche la partita infrasettimanale con la Paganese e poi l'ennesima sconfitta per 1-5 con la Casertana. Un giudizio anche su questo campionato. Questo campionato qua è un campionato molto, molto equilibrato. Soprattutto nel nostro girone, senza andare a togliere nulla agli altri gironi, però se uno guarda le cose in maniera oggettiva, sicuramente gli altri gironi hanno quelle 3-4 squadre che appunto, cioè il divario tra la testa della classifica, la metà e la coda della classifica è veramente importante dal livello di qualità o di prestazioni di squadre. Questo girone qua è abbastanza un girone equilibrato, nel senso che anche le squadre che sulla carta possono essere meno importanti o blasonate, che si vede invece che fanno risultato contro le grandi squadre. Quindi questo cosa vuol dire? Che è un campionato difficile dove chi ha fatto la squadra per salire, sì, ai giocatori e tutto, però chi ha magari un organico con meno nomi o meno qualità, se vogliamo dirla così, avrà altre qualità nel senso di grinta, di gioco, e quindi è un campionato abbastanza equilibrato. Spazio giallorosso. Interviste, commenti ed opinioni sulla partita Matera-Messina. In collegamento telefonico Fabrizio Bertè. Fabrizio, benvenuto con noi per parlare di questo pre-gara tra Matera e Messina. Ciao Antonino, buongiorno intanto, un saluto a te, un saluto a tutti gli ascoltatori. Grazie di stare con noi. Parliamo del nuovo arrivato che sicuramente dà ancora più forza in quel reparto. Sì, è arrivato Erminio Rullo, difensore, terzino sinistro, da Lecce, un giocatore comunque che ben conosciamo tutti quanti, grande esperienza. Un terzino sinistro che comunque è bravo a fare entrambe le fasi, si adatta sia a una difesa a 4 che eventualmente ad un centrocampo a 5, riesce a far bene comunque l'esterno, un giocatore che ha visto anche la Serie A, Serie B, quindi anche ben altri palcoscenici, un calciatore che comunque darà sicuramente un grande contributo. Alla fine la società ha optato per lui, anche vista comunque la rinuncia, diciamo, a Donida, che deriva appunto dal giocatore che aveva rifiutato poi la piazza. Ecco, un calciatore come Donida, come può rifiutare una piazza come Messina? Sicuramente l'aspetto è tutt'altro che riguarda la piazza. Sì, anche se comunque io penso sia stato anche un aspetto, potrebbe essere stato un aspetto economico, potrebbe anche essere stato insomma un aspetto derivante da altre cose, probabilmente. La classifica secondo te forse ha influisce magari per la scelta? La classifica non penso, perché comunque la classifica è abbastanza corta, quindi basta inanellare una serie di risultati utili, anche 2-3 risultati utili e ti ritrovi subito lì nel bel mezzo della classifica, quindi comunque la classifica è corta. Probabilmente ha fatto una scelta ambientale, forse è stata anche una scelta economica. Per quanto riguarda l'arrivo straniero, vabbè, anche se fa parte dell'Europa, l'austriaco, che ha un nome quasi, non dico impronunciabile, ma difficile a dirlo in presa diretta, se non lo si studia quasi. Sì, Spiridonovic. Sì, sì, Spidi, esterno d'attacco, arrivato in prestito dal Vicenza, che lui è un giocatore comunque talentuoso. Un giocatore su cui il Vicenza comunque crede molto, un esterno d'attacco, classico esterno d'attacco, brevidino, abile comunque nel saltare l'uomo e nell'andare alla conclusione. In un tridente d'attacco comunque dovrebbe giocare verosimilmente sulla corsia esterna Mancina, con Ciciretti a destra, e un centravanti che a questo punto sarà comunque Giorgio Corone, il titolare di questa squadra. Con Spiridonovic sicuramente il Messina aggiunge anche una soluzione in più poi al settore offensivo. Il calciomercato si chiude lunedì, il 2 di febbraio, poi ovviamente spazio agli svincolati, però il Messina dovrebbe chiudere entro quella data.
Sì, dovrebbe chiudere comunque entro quella data. Io penso che comunque il più ovviamente è stato fatto. Finora, a mio avviso, comunque è stato fatto un buonissimo mercato. Arriverà, dovrebbe firmare comunque a breve, se non l'ha già fatto, comunque il portiere Riccardo La Ferrara, scuola Milan, sarà il terzo portiere, inizialmente verrà probabilmente aggregato alla formazione Berretti. Dovrebbe firmare pure lui, insomma, un calciatore, anche lui un 96, quindi giovanissimo. Penso che comunque la società dovrebbe intervenire ancora per quanto riguarda una punta centrale, un centravanti. Penso che comunque si cercherà un giocatore giovane, e poi un centrocampista centrale verrà comunque acquistato. Lì bisognerà vedere, insomma, se la scelta cadrà su un giocatore comunque d'esperienza, quindi in grado di dare solidità ad un reparto importante, oppure su un giovane magari in prestito. Fabrizio, hai avuto modo di intervistare qualche calciatore materano, come avevamo già concordato in settimana? Noi sentiremo l'attaccante Giuseppe Madonia, che ha fatto 2 gol all'andata. Purtroppo non ho avuto modo, anche perché dovevano darmi, a dire il vero, te lo dico, conferma entro ieri sera. Aspettavo la risposta dell'ufficio stampa del Matera, risposta che poi non è arrivata. Sì, ormai diciamo che è la vigilia della partita, penso proprio che non sentirò nessuno in casa Matera. Ho avuto modo di leggere, insomma, tramite il sito ufficiale della società, qualche dichiarazione. Sì, affronteremo comunque una squadra secondo me ridimensionata rispetto a quelli che erano gli obiettivi di inizio stagione. Una squadra che era partita quasi per voler vincere il campionato, e che adesso invece sta facendo i conti con quelle che sono realtà molto più attrezzate, molto più, diciamo, anche pronte per puntare a vincere un campionato importante come la Lega Pro. Secondo me è una partita comunque abbordabile, che può dare anche fiducia ed entusiasmo al Messina. Ok Fabrizio, ti ringrazio per il tuo prezioso contributo, ci risentiamo la prossima settimana. Grazie a te, un saluto a tutti i radioascoltatori. Spazio giallo rosso. Pochi minuti e ancora Spazio giallo rosso, il prepartita di Matera Messina. Spazio giallo rosso. Spazio giallo rosso. Il prepartita della CR Messina. Seconda parte con Spazio giallo rosso, e si continua per questo pre-gara nella gara di domani al 21 settembre di Matera. Ci colleghiamo direttamente nella città lucana. Spazio giallo rosso. L'esperto del Matera. L'esperto del Matera è Antonio Mutasci, telecronista di Lega Pro Channel su SportTube e anche della testata Quotidiano del Sud. Benvenuto con noi. Buonasera a tutti quanti. Un Messina che cerca, tra virgolette, una rivincita quasi impossibile per i 5-0, però potrebbero contare il quoziente punti, che sono 3. Sicuramente non sarà la stessa gara dell'andata, ma nessuno ci può pensare che sarà un'altra passeggiata del Matera. Sicuramente una gara difficile da prendere con le pinze. Auteri sa benissimo della difficoltà del match, però comunque non vuole lasciare niente, specialmente perché è una gara in casa e punta dritto ai 3 punti. All'andata la partita con il Messina ha dato il là al Matera a una serie di 3 vittorie consecutive, appunto Messina, Catanzaro e Lupa Roma. Non dico che Auteri pensa di fare la stessa cosa, però è molto importante. I 3 punti in palio saranno decisivi per questo proseguo di campionato. Il Matera un po' a fase alterne, gioca partite veramente forse ogni tanto di categoria superiore, però si perde in altrettante. Cosa succede alla squadra lucana? È soprattutto dovuto a una questione di uomini. In un periodo del campionato in cui sono venuti a mancare giocatori chiave come magari Mucciante o qualche altro difensore come De Franco, o le squalifiche di cui è stato vittima D'Aiello, anche domani non ci sarà D'Aiello, appunto, hanno un po' reso così perforabile la difesa materana.
Quindi il gioco che si fonda appunto su questa difesa forte, Arcigna ne ha risentito. Abbiamo rivisto un grande Matera contro la Juve Stabia, facilitato anche dalle due reti di Capitan Giannini nei primi 5 minuti di partita, un 2-0 che ha spianato la strada alla squadra biancazzurra, e poi tutto quanto il resto è stato facile. Ha trovato qualche difficoltà a Lecce contro una formazione veramente forte come quella giallorossa, e probabilmente sarà anche questo un problema del Matera, cioè avere una squadra che riesce a far giocare. Lecce non è riuscito a far giocare il Matera e quindi ha avuto qualche difficoltà. Il Matera gioca bene negli spazi aperti, ha qualche difficoltà quando trova una squadra davanti a sé che si chiude, tipo il problema che ha avuto in casa con l'Ischia, che non è riuscito ad andare oltre lo 0-0. Ecco, dunque è una squadra che forse soffre quelle che stanno un po' giù. Sarà una questione di mentalità, secondo il tuo punto di vista? Non è tanto mentalità, è un problema, perché in maniera la mentalità di giocare sempre a calcio ce l'ha. Trova difficoltà nel momento in cui trova una squadra schierata, quando trovi 10 uomini dietro la linea della palla non è mai facile per nessuno, neanche la più forte delle squadre riesce a trovare a volte il giusto pertugio. In Matera appunto ha avuto queste difficoltà, non è riuscita a trovare nella partita magari con l'Ischia o con la Paganese i giusti correttivi per andare a vincere la gara, però onestamente in casa il pubblico del 21 settembre Franco Salerno sarà una spinta in più, e Auteri, visto anche i suoi proclami di voler chiudere la stagione con 70 punti, significa fare 9 punti rispetto in più rispetto al girone d'andata, quindi dovrà vincere qualche partita anche in più rispetto all'andata, e se con il Messina ha vinto punterà anche questa volta a vincere. Dunque l'obiettivo, controllando anche i numeri della classifica, sono i play-off. Allora, i play-off sì, sono quello l'obiettivo, nel momento in cui ha alzato un attimino l'asticella il tecnico e anche la società con delle operazioni di mercato abbastanza mirate, con giocatori di esperienza come magari Dario Flores, che è un giocatore veramente di categoria, veniva dalla Serie B, l'ha vinta con il Perugia l'anno scorso, ha dichiarato che la vuole rivincere col Matera, anche se comunque è molto difficile visto anche le avversarie che ha dinanzi a sé il Matera. Quella di Lecce era una gara chiave da dentro o fuori, in crocevia per le ambizioni del Matera. Purtroppo il Matera l'ha fallita e quindi deve recuperare in qualche modo. Messina ovviamente non verrà a Matera a fare da sparring partner, sicuramente cercherà punti anche la squadra siciliana, e quindi sarà sicuramente una bella partita da aperitivo della domenica mattina, visto l'orario in cui si gioca. Vabbè, se i risultati sono come quelli dell'andata, ti auguri sicuramente di far ripetere al Matera quel dopo Messina gli stessi risultati, perché guarda caso il Messina, come l'andata, ha perso col Barletta, ha pareggiato con lo stesso risultato con la Lupa Roma 2-2, poi ha fatto su il derby dello Stretto e poi non ne parliamo più, 5-0 contro il Matera, poi nel turno infrasettimanale 1-0 a Pagani e poi nuovamente al San Filippo per l'1-5 in favore della Casertana. Il Matera sicuramente ha iniziato il girone di ritorno con un punto in più se si guarda il bilancio meramente numerico, perché ha pareggiato con la Paganese come ha fatto all'andata, poi aveva pareggiato con la Juve Stabia e invece ha vinto la regione di ritorno, però aveva pareggiato con Lecce e invece ha perso a Lecce, quindi al momento il bilancio è di un punto in più rispetto al girone d'andata, però ovviamente la sconfitta con il Lecce è rimasta un attimo sul groppone dei giocatori e soprattutto dei tifosi biancazzurri, andati sabato a Lecce al Via del Mare in 500 per assistere alla gara, poi la pioggia ha fatto rinviare la sfida e quindi il giorno dopo sono tornati in 300, quindi con 200 persone un po' così deluse da questa trasferta bagnata, e il bagno è stato doppio, perché anzi la doccia gelata più che altro, perché il 2-0 non è stato sicuramente un risultato felice per il Matera. Quella con Messina sarà una gara importante, i materani sperano di ridare quello slancio avuto dal 5-0 con il Messina per fare un filotto di vittoria, perché comunque avendo due partite in casa, Messina e Catanzaro, e poi una trasferta in casa della Lupa Roma, potrebbe essere il momento giusto per pigiare nuovamente sull'acceleratore, ovviamente Messina permettendo. Tu ci credi ai tabù, Antonio? I tabù sono fatti per essere sfatati. E guarda caso noi non abbiamo vinto mai a Matera. Io li conosco bene, purtroppo questi precedenti sono fatti per essere sfatati, però già in un'occasione il Matera è riuscito a
vincere contro i tabù, nel senso la Juve Stabia non aveva mai vinto a Matera e ha continuato a non vincere a Matera, e per questo può valere qualche cosa. Vabbè, la stessa cosa per noi per quanto riguarda il Cosenza, il Catanzaro, ci sono i calabresi che aspettano la vittoria a Messina ma non arriva mai, anche quando hanno una squadra leggermente più forte rispetto al Messina. In questo caso mi riferivo al Catanzaro, il Cosenza dovrà arrivare tra qualche domenica al San Filippo. L'ultima cosa, gli 11 probabili per quanto riguarda la formazione lucana? Allora, probabilmente ci sarà il rientro di Mucciante in formazione titolare, anche vista la squalifica di Daiello. Al posto di Daiello potrebbe, se rientra Mucciante, dovrebbe essere un cambio tra i due, quindi ballottaggio solamente tra Dario Flores e Faisca, e l'altro difensore sarà Ciro De Franco, davanti ovviamente a Marino Bifulco. Centrocampo a 4 con Coletti e Capitan Iannini centrali, sulle fasce girano Bernardi e Ferretti, che dovrebbe rientrare dopo il buon esordio appunto con la Juve Stabia. Attacco a 3 con Madonia, Letizia e Diotto. Ok, l'ultima cosa, sei il telecronista di Lega Pro Channel SportTube per il Matera, ma se non sbaglio forse hai anche fatto qualche telecronaca per il Melfi. No, il Melfi, c'è il collega, siamo colleghi di testata giornalistica del Foggiano del Sud, Emilio Fidanzio, lo segue lui da Melfi, io faccio soltanto le partite in casa del Matera. Ecco, te da telecronista, in caso di gol del Matera esulterai diversamente in caso di gol dei giallorossi, no? Oppure... No, onestamente è per me il lavoro, quindi raccontare una partita, c'è sempre un'emozione per il gol, o lo faccio il Matera o lo faccio la squadra avversaria. Il bello di questo lavoro è saper dare emozioni a chi ci segue, soprattutto perché chi ci segue solitamente è la squadra ospite, perché di solito i tifosi del Matera sono allo stadio, a meno che non c'è qualche fuorisede, come spesso accade, che segue la partita dalle proprie abitazioni dove sparse per l'Italia di studenti universitari. Vabbè, per esempio penso... posso dirti, Antonio, che sì. Il presidente Lo Monaco si lamenta sul fatto che ci sono una bellezza di 60.000-70.000 persone che guardano il Messina su SportTube, e poi allo stadio ci sono 4.000, tranne l'eccezione del derby, 6.000 e passa persone. Questo probabilmente è il bene e il male del calcio televisivo. Molti attaccano le PTV, le varie emittenti che danno il calcio in televisione, però se è seguito vuol dire che è anche un mezzo che funziona. Anche così si conquistano i favori dei tifosi. Magari però si segue il 60.000 fuori casa la squadra, e qualcuno in più potrebbe anche seguirla in casa. Molto dipende anche dalle politiche dei vari presidenti, delle varie società. Io dico, qui a Matera noi facciamo mediamente quelle 5-6.000 persone a partita. Ovviamente, che ne so, magari c'è qualche volta il cattivo tempo e qualcuno è scoraggiato, sì. Però la squadra è molto seguita. Molto sta ad far affezionare il tifoso. Però... Io so che Messina è stata una piazza che ha visto il grande calcio ad alti livelli negli anni recenti, e magari questo ha un attimino fatto disaffezionare, vista la categoria, i tifosi siciliani, ma credo che sapranno farsi sentire. Beh, penso che poi comunque ha letto il fatto che sia tutto gratis. E a proposito, forse sai qualcosa se il prossimo anno Lega Pro Channel SportTube sarà a pagamento? No, queste sono politiche editoriali del Pro Channel e SportTube, non competono a noi cronisti, certo. Ovviamente scopriremo anche noi con il passare del tempo. Però è una cosa è certa, è uno spasso questo canale, perché il weekend lo passo interamente a vedere tutte le partite che riguardano il girone del Messina, ma ogni tanto faccio un po' di zapping, dunque capita anche di sentire la tua voce. Grazie di essere stato insieme a noi all'interno Grazie di Spazio Giallorosso qui su Radio Messina Sud. Buona partita. Altrettanto anche a voi, un saluto ai tifosi giallorossi. Ciao. Spazio Giallorosso, l'intervista. Beh, sei voglioso di ripetere la prestazione dell'andata dove hai fatto 2 gol? No, vabbè, io spero di fare gol una settimana a prescindere dal passare, però ti dico, davanti, sono contento che il Messina si sia ripreso, dai.
vorrei tornare a quella gara del 5-0 solo nel primo tempo e poi vi siete fermati, io aggiungerei. Sì, noi abbiamo andato, comunque è stata una partita a sé, perché ogni partita ovviamente ha il suo inizio e la sua fine, insomma. Noi siamo stati bravi, un po' fortunati con l'espulsione di gole, però diciamo il campionato di ritorno è diverso, insomma. Adesso il Messina viene di nuovo da questa vittoria del derby, come hai detto tu, ma noi ovviamente dobbiamo affrontare tutte le partite, ovviamente noi vogliamo fare 3 punti a prescindere dagli avversari. Avete fatto bene finora e forse qualche punto in più in classifica lo potevate avere? Sì, lo sappiamo anche noi, è vero, ci manca qualche punto, qualche prestazione un po' così da parte della squadra, però diciamo che sì, siamo contenti di quello che stiamo facendo, ma mancano tante partite, noi sinceramente vogliamo arrivare nei primi tre, quarto posto, insomma. Quello è il nostro obiettivo. Beh, il dente avvelenato sicuramente i nostri lo hanno, vogliono riscattarsi, non tanto in fatto di gol, perché fare 5 gol a Matera mi sembra anche troppo, però riprendersi i 3 punti. Sicuramente insomma, abbiamo fatto 5-0 e loro si vorranno rifare per questa brutta sconfitta. Saranno, insomma, saranno un po' galvanizzati dal derby, ma sanno benissimo che giocare contro di noi in casa nostra sarà molto difficile per loro. Comunque insomma, sempre una partita difficile, Messina sempre una piazza così, una squadra da non sottovalutare, ovviamente. Ma girava la voce qualche mese fa di un tuo trasferimento a Messina? Sì, vero, quest'estate, sì, è vero, sai, il mercato estivo se ne parla, c'è stato un avvicinamento, poi non ci siamo trovati perché comunque il direttore, ex vostro direttore, se non sbaglio, è andato via, insomma, non lo so, ho avuto altre idee, si stava parlando del mio trasferimento a Messina, quale io ero molto contento di avvicinarmi, insomma, di fare soprattutto in Sicilia, una grande piazza come quella di Messina, ovviamente. Però non lo so, verrà un futuro, non lo so. Ecco, appunto, il matrimonio con il Messina lo potresti anche fare più avanti se si resta nella C unica. Io assolutamente me lo auguro prima da siciliano e poi, perché non ti ripeto, la prossima stagione si vedrà, nel senso, io sarei contento ovviamente di venire a Messina oppure un domani, non lo so. Beh, poi i palermitani legano talmente tanto con la città di Messina, quasi la loro seconda casa. Beh, è vero, c'è Giorgio che comunque sta facendo pure bene fino a una certa età, che non è facile per nessuno arrivare a quell'età, veramente è un grande giocatore, faccio anche i complimenti. Spazio giallorosso. Spazio giallorosso. Il prepartita dell'ACR Messina. Abbiamo sentito l'attaccante del Matera, Giuseppe Madonia, autore di 2 dei 5 gol a 0 della squadra lucana nella gara d'andata. Spazio giallorosso. Pianeta Messina. Passione giallorossa in un click. Nella rete di pianetamessina.com. I sei dei nostri. In diretta telefonica Salvatore Pernice. Ultimo collegamento live con Salvatore Pernice di pianetamessina.com. Benvenuto ancora una volta con noi. Eccoci qua, un saluto a tutti. Sicuramente avrei avuto modo di sentire i contributi, i collegamenti telefonici anche da Matera. Beh, Salvatore, che partita ti aspetti dopo la vittoria per 4-1 nel derby dello Stretto? E guarda, ho ascoltato con attenzione le parole di Madonia, insomma, quando lui ha sottolineato il fatto che prendere far punti a Matera non è facile, però direi che comunque il Matera, rivedendo un po' il suo cammino casalingo, non è che sia un fulmine di guerra in casa, se consideriamo che di partite ne ha perse 2 e ne ha pareggiate 3, insomma non è diciamo impresa improba far punti lì, ma al di là dello spessore del Matera, che giustamente punta a qualificarsi in una zona play-off, quello che può confortare, insomma, è questa ripresa graduale ma netta, evidente, da parte del Messina sul piano del gioco e sul piano dell'autostima. Ecco, il pareggio in casa della Lupa Roma poteva anche essere una vittoria, la vittoria straripante nel derby con la Regina, al di là dei problemi della formazione Amaranto, comunque ha offerto una squadra rigenerata nello spirito e nel corpo. Ecco, adesso parlando ancora della squadra giallorossa, in settimana abbiamo sentito, poi ovviamente anche il tuo sito ha riportato la gioia dei calciatori. Chi ti ha colpito di più?
Beh, è stata una settimana diversa sicuramente quella che abbiamo, che ci siamo messi un po' alle spalle, questo è stato sicuramente l'effetto derby, ma mi sono piaciute tutte le dichiarazioni dei calciatori, sicuramente finalmente il sorriso, finalmente la convinzione, ci sono state le parole appunto come tu già hai riportato, quelle di Bortoli che raccontava di questa maglietta che si è lasciata addosso, ecco, forse non so se è vero, insomma probabilmente è un'immagine così anche suggestiva di questa maglietta che ha portato con sé a letto in quella notte dopo il derby, e le parole di Cane, questo giovane che si è imposto all'attenzione di Grassadone che lo ha riconfermato, insomma tanti bei spunti. E in settimana abbiamo sentito, ho ascoltato, ho fatto una chiacchierata con il tecnico Auteri del Matera, devo dire che spiego qualche retroscena, perché poi in realtà insomma un'intervista scritta è un conto, quello che tu percepisci anche dal tono della voce, ecco, è un Auteri, non dico preoccupato, ma comunque abbastanza scafato e abbastanza esperto da non doversi illudere di dover fare lo stesso tipo di partito, o meglio di trovare lo stesso tipo di avversario. Infatti lui lo ha evidenziato subito nelle prime battute che è un Messina molto cambiato rispetto a quello della gara d'andata, e questo è un dato che preoccupa molto secondo me il Matera. Tornando un po' al Messina, in settimana abbiamo sentito anche Mancini, tra poco lo ascolteremo, e sarà un valore aggiunto nella gara di Matera visto che era assente per squalifica nel derby dello Stretto. Sì, l'esperienza di questo calciatore ritornerà sicuramente utile, resta sempre da sciogliere questo rebus sulla posizione vera che dovrà trovare in campo questo calciatore. Lui non lo ha nascosto il fatto, insomma, che se il tecnico gli chiederà di coprire una mattonella di campo che non è proprio a lui congeniale, lo farà per il bene della squadra. Io devo dirti la verità, vedo un Mancino un po' meno nascosto nelle retrovie, insomma nella giungla del centrocampo, lo vedo un po' più a ridosso dell'area della tre quarti, lui è anche un trequartista, però è ovvio che questa è una partita che bisognerà gestire con intelligenza, e probabilmente Mancini dovrà svolgere anche un lavoro sporco che è importante per il centrocampo. Invece è importante capire, immaginare insomma quale sarà l'assetto iniziale in zona offensiva del Messina. Non mi stupirei se uno dei due tra Corona e Orlando venga sacrificato all'avvio, credo più il capitano, insomma con un Ciciretti così ispirato che comunque vede bene la porta, lo immagino un po' diciamo a fare da tandem in zona d'attacco con Orlando, con invece Corona pronto a subentrare se ce ne fosse bisogno. Poi c'è questo austriaco che ha un po' le stesse caratteristiche di Ciciretti, anche lui è un'ala, è un giocatore d'attacco a cui piace molto puntare l'avversario. E credo che probabilmente lì davanti la società abbia un po' concluso le operazioni, l'ultima appunto questa di Rullo ha coperto diciamo quella carenza che abbiamo sul piano numerico, insomma nell'organico sulla fascia sinistra, e credo che un po' il puzzle del Messina si sia quasi completato. Ok, grazie Salvatore ancora una volta per quanto riguarda i numeri su pianetamessina.com. Il Matera ha segnato 30 volte, contrariamente il Messina ha incassato la stessa cifra, di cui dobbiamo dire e ricordare purtroppo che 5 gol sono stati proprio realizzati dai lucani. Va bene. Sì Antonio, l'abbiamo evidenziato solo a titolo di curiosità, la stessa cifra, gol fatti 30, gol subiti, questo non significa nulla, però insomma abbiamo voluto dare questo spunto un po' curioso alla rubrica che di solito curiamo ogni settimana. Grazie. Grazie a te e buon proseguimento. Alla prossima settimana. Pianeta Messina, passione giallorossa, in un click, www.pianetamessina.com e sei dei nostri. Spazio Giallo Rosso, l'intervista. L'ultimo contributo, giovedì si è presentato anche Mancini. Tra le domande, cosa si sente di dire a quella gente che ha assistito alla vittoria sulla Regina? Mi sento di dire che me ne aspetto ancora di più, cioè, nel senso che è una piazza che secondo me può dare ancora tanto. E spero che persone che magari in questo momento hanno visto la partita da casa possano magari alzarsi dalla poltrona e venire a darci una mano, perché
A mio avviso il pubblico per il giocatore è una cosa importantissima. Ciclo impegnativo, Matera Paganese in casa, poi Caserta nel Lecce, dunque due trasferte consecutive per i peloritani. Come giudica queste gare? Sicuramente sono quattro partite toste per noi, no? Però a me piace pensare domenica dopo domenica, intanto dobbiamo pensare a questa qua a Matera. E poi sì, sappiamo che è un banco di prova importante dove dobbiamo raccogliere più punti possibili. E quindi siamo concentrati. È arrivato a Messina da centrocampista offensivo, ma viene utilizzato ad interno di centrocampo. Questo gli può creare difficoltà? No, che devo dire? Cioè, nel senso, io sono calciatore e faccio il calciatore, capito? Sono pagato per questo. È una risposta un po', cioè, nel senso, non sono un allenatore, sì. Posso dire che magari, come ho sempre detto, forse in altre posizioni posso dare ancora qualcosa in più, però magari anche lì posso aiutare la squadra in qualsiasi modo. Cioè, il mister è pagato per una cosa, io per un'altra, quindi non mi permetto di discutere di decisioni dell'allenatore. Spazio giallorosso termina qui, l'appuntamento è alla prossima settimana, intanto domani alle 12.30 il Messina in campo a Matera al 21 settembre Franco Salerno, ci attendiamo ovviamente un risultato positivo. Forza peloritani! Ciao da Antonino Barca. Ciao! E questo ciao è di Doriana, alla prossima! Piede catenaccio, lancio per il cross, doppio passo, rimane poeti, finta e tiro rosa terra per un pelo e gol. Stop al volo, zona Cesarini, sganciamento e spinta Tendenzini, tiro nel sette magico pallone, nell'urlo del campione. Donista, squadra, corte pressing, incornata, scivolata, fallo tattico, punizione contro la barriera, disimpegno per il 10 che scoppia il tuffo. Viva il parroco, campo pesante, pallonetto e dribbling ubriacante. La palla è rotonda, si gioca di prima e di sponda. Ribalza, si insacca, ti sembra una scia sull'onda. La palla è rotonda, un tocco di tacco che incendia. Di collo, di piatto, di esterno, di mezza punta. Avete ascoltato Spazio Giallorosso, prepartita di Matera Messina. Il prossimo appuntamento è per Messina Paganese.